Siamo in bagno. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori di streaming. Siamo al terzo giorno di questo workshop con Planner, ma siamo sempre a Kina, per chi avesse visto la prima puntata. E quello che andiamo a presentare oggi è il risultato del lavoro di gruppo di ieri. Un lavoro soffermiamo più intenso, insomma, ma adesso sentiamo anche i partecipanti, in cui il risultato è questa scatola, questo box, che contiene il lavoro individuale di ogni artista, che faremo presentare loro. Come abbiamo lavorato? Abbiamo chiesto a ognuno di loro di presentare un proprio lavoro, un determinato numero di immagini, senza essere troppo ristretti né sul formato né tantomeno sul metodo di indagine. Quello che accomuna questi lavori, il fatto di essere nella stessa scatola, e perché sono nella stessa scatola, è il fatto che sono basati sul territorio. E l'idea di base era avere i più possibili punti di vista disparati e tecniche, diversi linguaggi sullo stesso territorio e di come questo può essere declinato in qualche maniera. Quindi direi di iniziare subito. Prego, Marco. Prego. Allora, questo è il mio prodotto, diciamo, piaciuto. E niente, l'incontro intanto è stato utilissimo per quanto mi riguarda. Io sono una fotografa freelance e comunque lavoro molto con l'editing ed è una delle cose che mi interessa di più. Loro sono stati, io vorrei scrivere anche su di voi perché in realtà è stato bello lavorare con loro anche proprio per l'approccio che hanno, avendo lavorato con altre persone che magari, non lo so, qui si è creato magari meno feeling e anche poi il prodotto finale è stato la risultante di quel, diciamo, feeling un po' mancato. E quindi per me è stato fondamentale tutto questo. Poi ho imparato tante cose che in realtà esulano, diciamo, la fotografia, tipo, come dire, rilegare questi fogli di carta e comunque partire da dei fogli che in realtà sono pochi, sono una limitazione, diciamo, cioè l'idea di ridurre un lavoro, nel mio caso un lavoro di 40 foto di cui avevo già fatto un editing per arrivare a scendere a 20, è ridurre ancora di più, che poi è la cosa più interessante perché un fotografo deve fare continuamente delle scelte, anche se sembra che si possa fare tutto con tutto, in realtà non è così. Io in particolare non sono molto rigida nel momento in cui devo fare una scelta, quindi farlo in poco tempo su, diciamo, un numero di pagine molto ristretto e magari anche accettare determinati compromessi tra virgolette fatti in gruppo, nel senso vedere un'immagine magari insostituibile apparentemente perché, come dicevamo insieme, sai dove l'hai scattata, per te ha un significato particolare ed è centrale nel lavoro, cioè quella non può essere tolta. In realtà non solo viene tolta proprio quella, ma poi, nel mio caso, ci sono state addirittura delle sovrapposizioni, quindi per un fotografo è quasi impossibile accettare che una foto venga sovrapposta ad un'altra. In questo caso sono due immagini molto cariche, quindi ancora di più, però il lavoro è un po' sull'Italia, sull'Italia, sull'aspetto, diciamo, kitsch, tra virgolette, di certi valori, quindi in realtà ci stava. E quindi accettare una cosa del genere, accettare e condividerla, nel senso che poi noi siamo partiti con una selezione fatta in gruppo, però poi, diciamo, c'è stata la possibilità chiaramente di sviluppare, cioè, o comunque di decidere poi come cominciare, come finire, cosa lasciare bianco, quanta area dare al lavoro. Nel mio caso, 40 foto, io ho scelto comunque anche di lasciare molta area in realtà, e quindi di non riempire e di caricare, e di creare delle associazioni di questo tipo che in un lavoro, diciamo, molto simbolico come questo, si apriva a giochi infiniti fondamentalmente, quindi ti aspetti di vederne tante, tutte, anzi ancora di più. Quindi la riduzione crea comunque un effetto molto diverso da quello che lavoro. Il mio lavoro è stato già esposto in una galleria a Bari,
Hardcore Gallery, Roberta ora non, oggi non c'è, però, e dicevo allora è stato molto difficile esporlo perché comunque in una collettiva 40 immagini è diverso. È diversa la mostra, è diversa il portfolio ed è ancora diverso il prodotto libro che però in qualche modo ti aiuta a fossilizzare, forse una parola brutta, però a volte serve a noi in altro punto, soprattutto quando il lavoro l'hai fatto anni prima ed è diciamo suscettibile di diverse manipolazioni, rimaneggiamenti, spostamenti, rivedi la foto e dici questa però sta bene con questa, quest'altra sì e quest'altra no, però non è una cosa che può andare avanti all'infinito, nel senso a me in particolar modo è servito a questo, cioè ad avere intanto cioè, un'emozione un po' diversa rispetto al lavoro e magari iniziare con un'immagine di questo tipo che è assolutamente pulita, lineare, stenta e a chiudere con questa che in realtà è abbastanza opposta diciamo, però il lavoro me l'avete visto tutto quindi e magari una domanda dopo ma penso che abbia anche abbastanza senso cominciare con una foto molto calma, in realtà sappiamo tutti adesso che quella foto lì è un cartellone pubblicitario, quindi è la foto di una foto e la mia personale sensazione dell'Italia è di apparenza di simboli estremi e quindi ho rivisto molto di quello che io penso dell'Italia da fuori trovato. È interessante come tu hai detto che sei riuscita a ridurre il tutto a pochi singoli, quindi poche foto, però ti dico anche un'altra cosa, questo è soltanto un lamine, quindi è soltanto un primo processo, in realtà potresti continuare veramente all'infinito a lavorare sulle tue foto, su questo progetto. So che non vuoi, però considera questo come l'inizio di un libro, potresti tranquillamente continuarlo, rilegarlo di nuovo e sono diventare tutte le 40 foto. E centrerebbero tutte probabilmente con giochi di pagine piegate o rimandi come stavamo parlando, di cui stavamo parlando ieri con per esempio. Beh, di questo discorso mi è piaciuto molto, cioè nel senso hai molto lavoro ed è parte, nel senso che ci sta perché poi è un tutt'uno con quello che scatti ed è difficile entrare in ottica di cioè pensare più direttamente con l'ottica anche, però... Nell'ottica stampata? Sì, nell'ottica stampata e vi dirò la sensazione che ho avuto io è anche che io mi sono sentita paradossalmente però più libera qui, perché magari nel confronto, per il potere faccio sempre il paragone con la lettura del portfolio e la presentazione di un lavoro fotografico in serie, anche proprio la maniera in cui viene spogliato, cioè tu porti una scatola di solito e si spostano le foto, quindi la sensazione è uno dentro l'altro. Quindi il tuo lavoro di presentazione è pensato così, cioè tu pensi neanche la visualizzazione orizzontale, ma pensi proprio a questo, perché questo è il movimento che vi è fatto e poi vengono appunto tagliate, posizionate le foto. Quindi a me è servito capire invece come posizionarle diversamente proprio e vederle poi anche diversamente. Ma le hai anche lette in modo diverso? Sì, la parte principale di un lavoro fotografico all'interno di un libro è leggere le foto in modo diverso. Certo. Nel momento in cui presenti un portfolio presenti una foto singola alla volta, come hai detto giustamente, c'è un movimento, sì. C'è una foto, c'è la seguente, ma di solito non le leggi insieme, le leggi soltanto la prima. La leggi sì. Leggi una. Sì, e non le vedi composte. No, esatto, ecco, questa parte qui è quella probabilmente più forte a livello di narrativa. Sì. E sono tre foto che Rosa aveva messo sul tavolo in maniera diversa, in maniera staccata. Sì, sì. E durante il percorso, il processo creativo, tutti insieme abbiamo visto che effettivamente avevano dei significati, ognuna di essi. Dei significati che potevano essere rilevanti tra di loro. Ed era interessante anche notare come io ho spostato la foto degli operai prima e dopo, sì. E questa foto assumeva un significato completamente diverso per tutti. La sensazione era prima negativa, poi positiva. E non è anche per tutto molto con questa. All'inizio era, metto la casa all'interno e da fuori non si vede niente. Sì, esatto. Oppure metto gli operai prima e poi.
quindi non c'è un ordine che cambia. Infatti insomma, abbiamo pensato a un trittico insieme, sì. Ricordi? Poi io ho pensato di un'altra cosa, si dice di specchiare in qualche modo casa e operai. Ripeto, in un tutto molto pulito, sì. E comunque sì. Cioè, anche proprio la rilegatura, dicevate che la rilegatura comunque diciamo giapponese in qualche modo, nel senso che quel lavoro che è stato fatto, quindi apparentemente cioè, potrebbe puzzare diciamo, con un lavoro così carico, che è veramente uno dei più carichi che abbiamo mai fatto, perché poi i miei lavori sono anche molto molto diversi invece, cioè, quindi è anche strano questo. E anche quelle pagine un po' dentro l'altro. La rilegatura era, se non sbaglio, soprattutto in funzione di questa pagina. Sì, sì, ma infatti, perché poi lì diciamo, ci siamo molto concentrati su quel gioco di immagini che era assolutamente nuovo, nel senso che l'immagine degli operai l'avevo associata ad altro. E mai a quella griglia, mai a quella gabbia. Di sovrapporre le immagini da chi è nato? Non da me. Non da me. Credo sia successo qualcosa nel momento in cui si controllavano due set di immagini uguali, uno più piccolo e uno più grande. Esatto, sì. E abbiamo prima messo quelle grandi e poi io ho fatto vedere, guarda, abbiamo anche quelle più piccole, quindi se vuoi giocare anche nelle dimensioni delle foto, tu sei fortunata, non tutti avevano questa possibilità. E probabilmente abbiamo messo semplicemente una foto sopra l'altra per le due foto uguali. Parte dall'intenzione sua comunque, che ha detto voglio un risultato sovraccarico e caotico. Esatto, voglio soltanto sovraccarico e caotico, diciamo che sì, ma anche la è strozza. Nel senso certo, perché la carne, diciamo, quell'immagine della carne, un'immagine, quella è una foto del supermercato, fondamentalmente. Le immagini dei santi e gli operai sono in realtà sovrapponibili, cioè il senso della carne c'era all'inizio, infatti quella in teoria è la prima immagine della serie, perché è quella più forte, più violenta, difficilmente la riuscivo ad inserire al centro o alla fine, ed è un po' anche carne da macello, realmente, cioè il senso del lavoro legato diciamo, a quegli aspetti diciamo del lavoro strettamente, io è difficile parlare perché sono 40 immagini, quindi su 40 io avevo già impostato un certo ordine e si staccano diciamo un po' questi temi che sono politica, lavoro, fede, un po' i valori svalutati o comunque resi in questo modo fotograficamente. Quindi poi avere una sintesi e riuscire anche a dare il senso e anche un po' cambiarlo è molto interessante. A me sembra un po' come se fossero, parlo cioè del lavoro e come è anche stato, cioè qui è presentato, come se in realtà fossero le aperture, no? Fossero l'introduzione a tanti capitoli. Sì. No? Quindi, sì. Diciamo che una sorta di prima pagina, copertina di tantissimi osservatori, per questo dicevi che potrebbero continuare all'infinito, perché sì, poi ognuna di queste immagini in realtà nasconde qui vengono espressi in maniera capitale, cioè molto iconica, però poi estremamente complessi, controversi. Sì, perché è un reportage simbolico fondamentalmente, io non faccio reportage, questa è la mia massima forma di reportage. Poi, è una distillazione. Sì, esatto, cioè io stessa diciamo cioè, voglio raccontare delle cose che siano comunque meno intime, cioè rispetto a quelli che sono i miei temi, perché ti guardi intorno e c'è la necessità di farlo, tra l'altro non è un lavoro recentissimo questo. Però diciamo che se aggiunge veramente. Sì, cioè è una maniera ovviamente molto nel dettaglio sempre, però non con uno still life pulito, fatto con cavalletti, cioè non hai usato un cavalletto in vita mia, cioè le foto sono molto sporche. E quindi passare da un particolare molto stretto e raccontare diciamo, una storia diventa inevitabilmente poetico barra simbolico. Sì, sì, perché sì, con una casa, e chiaramente è importante, è stato per me anche il tema, perché ho scelto questo lavoro perché in realtà temevo che gli altri fossero anche risultare troppo astratti, cioè nonostante ci fossero delle tracce comunque di archeologia, questo mi sembrava poi il luogo che diciamo poteva raccontare un contenuto comune a tutti, e infatti poi così mi è sembrato. Quindi, cioè.
La musica che mi è piaciuta molto è l'utilizzo di un filo che non è ovviamente che lui abbiamo usato per salvare il toro in un modo abbastanza simile, se vuoi. Per noi era qualcosa di violento, e c'è questa immagine centrale che è pulita e il filo rosso di plastica. Però è molto interessante come l'hai usato anche tu, è abbastanza simile anche il... Sì, certo, sì. Non è, lo usiamo per la versione che l'ha fatta, ma sì. Quella speciale. Molto bene. Grazie. Grazie a te. Passiamo al boss. Io mi chiamo Daniele e niente, come Rosa ho davvero apprezzato il lavoro che è stato fatto ieri e anche avanti. Mi sono trovato davvero bene, sono stato davvero soddisfatto di quello che qui si è realizzato. Anche perché io da solo avevo tentato di fare però io stesso e anche altre persone che poi l'hanno visto si sono accorti che comunque c'era qualcosa che non funzionava e quindi è stato alla fine un aborto quello che avevo il primo tentativo niente, ho presentato questo lavoro che ho realizzato in una zona dove vivo, è una zona, è un territorio che presenta una serie di storie molto ricco, è una zona costiera e c'è una parte naturale dove ci sono delle lame che hanno questa funzione di far fluire le acque al mare. Poi in questa zona c'è stata è stata ricavata una cava di tufo e da questi tufi hanno realizzato poi una masseria, quindi ci sono dei campi coltivati per portare di luce. Dopo ha esaurito le sue risorse e in questo territorio è stata creata una specie di scarica possibile a cielo aperto e, finché poi non è stata chiusa da qualche anno. È stata messa della terra, alcune palme, e diciamo in maniera artificiale, poi naturale, la natura ha ripreso il proprio percorso nel luogo. E poi l'altro fenomeno che mi ha colpito soprattutto in questo territorio è anche la presenza umana, di come viene usato e vissuto questo territorio. Perché è una zona appunto di mare e quindi ci sono anche pescatori, una zona costiera rocciosa, ci sono bagnanti, visitatori, turisti e accadono anche una serie di dinamiche strane dove ci sono scambisti, nudismo, warrior, cioè c'è tutto un altro mondo che vive anche questo luogo. Niente, la mia ricerca è stata sia fotografica che anche di raccolta di materiale. È un progetto che è durato parecchio tempo, l'ho sviluppato in 2-3 anni, in diverse, anche in diversi momenti dell'anno, e oltre alla raccolta delle immagini che è stata fatta in maniera analogica con una piccola con una 35 mm. E poi ho stampato analogicamente il provino, sì. Quindi questi sono i provini direttamente così come sono stati fatti. E anche analogica la ricerca di reperto. No, perché una parte importante è il fatto che lui sia andato a prendere sul posto dei rimasugli di varie attività. Sì, perché...
trasporto. Sì, inizialmente ho raccolto tutti questi materiali, li ho portati a casa, ho preso lo scanner e ho iniziato a scansionare perché ho visto che comunque alla fine si erano accumulati nelle buste. Mia madre si era insospettita. Guardando i lavori insieme ad altri, infatti quello che dicevo, magari poi io come fotografo, ma anche altre persone, alla fine ci si affeziona alle immagini, non riesci neanche più a guardarle con un occhio diverso, distaccato, non riesci nemmeno ad un momento in cui non sai più come metterle insieme, come comporre. Quindi questo lavoro di editing che c'è stato lì con il gruppo è stato davvero importante per me, con il gruppo ma anche con loro di Achina siamo arrivati a questo risultato che io trovo abbastanza bello e carino. Sì, magari anche di questo si parlava, che alla fine non è una forma finale, utile anche questo, però ci sono dei buoni presupposti rispetto al precedente che avevo realizzato da solo. Tu lo chiami Ami, ma io lo pubblicherei così. Sì, ha trovato anche di azione tipo... togliere la parte sopra e la parte sotto, e quindi
molto bene. Allora, diciamo che è stato in qualche modo un accidente fortunato, un errore fortunato forse. Cioè non che debba essere la struttura definitiva, ma è anche una possibilità. E quindi questo adesso, ops, l'abbiamo tagliato, cerchiamo di metterlo da qualche parte. E in qualche maniera anche sì, da un ritmo che sarebbe la pagina bianca. Sì. E anche così la spiegazione ci arrivi tu, che non è subito offerta, anche così insieme bisogna unire le parti. Anche perché quando leggi il libro di solito guardi prima la pagina destra e poi la sinistra. Sì. Se la sinistra fosse sulla bianca, comunque era la sinistra. Però leggi prima la destra e poi giri e hai la spiegazione di quello che hai appena letto, quindi ha anche abbastanza senso. Ed è, sì. Sì, ci piacciono questo tipo di errori. Oppure questa parte in cui ha messo assieme questo un foglio trovato che parla della venuta di Gesù, del desiderio di te, attesa crepi, dall'impimento, ciò che chiedi di compiere, e c'è dall'altra parte un serpente con la testa schiacciata da un masso. No, quindi anche un modo di giocare con i simboli classici, sì, di collegamenti, provato sia collegamenti che in alcune parti ha fatto interagire le foto. Anche nella pagina iniziale comunque diciamo già c'è una parte abbastanza ironica che si legge qui sul pacchetto, sì, il gran finale, che il carattere appunto sembra più dramanale. è una scelta di grazie, sono sicuro, però sì, anche il libro è due cose di fazzoletti, e poi invece per la rilettura non so che tipo sia questo, forse la prima forse l'abbiamo inventato, però comunque un po' con questo filo, questo è un filo, non uno spago, non da rilettura, anche questo che può sembrare un oggetto trovato, diciamo. Ma quindi il titolo è Gran Finale, o Gran Post-Context. Sì, in realtà sì, ci stavo pensando al gran finale come titolo, anche perché appunto è anche il senso della storia, perché si scopre piano piano e poi c'è un gran finale, cioè nel senso anche le immagini diventano man mano più forti. Sì, il carattere sessuale appunto arriva a mano a mano. No, anche il senso della carta, non è altro, che ha avuto questo ciclo di vita da prima carta viva, dopodiché ripulita, e la natura che torna e poi questo spazio che viene ripreso in forme che non erano assolutamente pensate. Grazie. Il prossimo. Catturare alcuni elementi del territorio
edifici, quindi con una certa architettura architettonica, però non diciamo, rapportati al territorio, ma estrapolati dal territorio. Quindi praticamente la mia fotografia ci ha portato soprattutto quello di prendere un elemento del territorio di grande impatto e isolarlo fotograficamente parlando. E niente, quindi è una ricerca molto profonda. Già era è stata una ricerca fatta a monte, quindi un editing già molto stretto a monte. Erano sette immagini di partenza, quindi nel senso, perché avevo già fatto io un forte editing insieme in fase proprio di scatto. Non te lo chiedi a nessuno, sette immagini, cioè. Nel senso che comunque tranne tre anche io. La ricerca è stata quella proprio sul territorio. Intanto non esteso a una vasta zona, ma la zona comunque di Bari. Il progetto comunque è in evoluzione, cioè nel senso che non è finito, quindi è una. Però non prendo in considerazione tutti i palazzi, tutte le strutture, ma scelgo di fotografare. In base a cosa le scegli, secondo me? Proprio per il loro rapporto nel territorio, cioè l'impatto che hanno all'interno del territorio, però io le mostro in una veste diversa, cioè nel senso senza il resto, estrapolando dalla struttura una parte di essa, non sempre tutta la struttura, anche perché molto spesso il resto della struttura diciamo è riconducibile, estrapolando solamente una parte è possibile comprendere cosa c'è sotto. Cioè non è una fotografia architettonica, cioè una fotografia di architettura per mostrare l'edificio, però è fatta con certi canoni che un po' si legano alla fotografia di architettura per certi aspetti. La scelta del verde nero molto serrato è proprio questa, cioè quella del nero di contorno va proprio a fare questa operazione di estrapolare da una scelta del giorno particolare per cui rendere anche a livello tecnico fotografico. Il lavoro che è stato fatto quindi di layout proprio diciamo che è un po' ripercorre questo percorso, diciamo, quindi abbiamo scelto un formato molto stretto proprio per la, diciamo, associata alla struttura di un palazzo, no? Quindi che si sviluppa dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, e il posizionamento delle varie immagini a seconda del punto di vista, quindi va, e nel percorso io mi piacerebbe pensare come una scala musicale, cioè senso che vedendole aperte questo movimento che si è creato, diciamo, era molto musicale. Ma il movimento rimane in pagina, cioè scogliando il movimento che dice che rimane chiarissimo che la pagina ha basso, altissimo, basso di nuovo, una vera immensa, quindi risale un attimo, poi risale tutto quanto e poi rimane tutto un'idea. Posso dare un'idea per un libro anche molto più spesso? Non pensare a livello musicale, pensare a livello di struttura del palazzo, sì. Quindi puoi tranquillamente mettere le immagini sotto, proprio sopra, e gli dai magari la stessa identica direzione del palazzo, per esempio questo. Quindi avrai praticamente qui al lato, sul bordo delle pagine, un pezzo di bianco in alto e immagine nera in basso, e quando vedrai il libro chiuso lateralmente vedrai probabilmente proprio il palazzo o comunque una scala, no, skyline, esatto, o uno skyline, esatto, addirittura di una scala. Come hai trovato i palazzi nella zona? Se non ce ne sono non ti limitare dalla zona di Bari, ma vai oltre, arriva la Puglia, diciamo, sì. Visita
altre città, proprio che ci sono tanti. No, sì, basta che si. Anche soltanto nelle realtà ci sono ancora quei palazzi completamente abbandonati che probabilmente potrebbero avere una struttura forte e poi come dici tu sono che li potresti isolare dal contesto perché sono lì in mezzo a niente, probabilmente un po' di più li isoli. E gioca proprio con la struttura di un palazzo, con le forme, non pensare alla musica, pensare. Però è stato un buon tool l'utilizzo della sinfonia, per esempio l'ultima immagine, che forse non era qualche dubbio sul dove potesse essere appunto incollata. E come sei arrivato a incollare poi in alto? Cioè, hai seguito la musica. Comunque questi non sono palazzi abbandonati. No, è la scelta che è dovuta fare una palazza, diciamo, normale, visiva e visiva. Di impatto. Non per qualche motivo, diciamo, storico o. No. No, però questa cosa si potrebbe fare, si potrebbe aggiungere, cioè a me sembra un lavoro molto ottimista questo, no? Cioè parli di. No, perché parli di edifici che intervengono magari in un contesto in maniera molto massiva, a volte eccessiva, però tu li isoli, quindi è un invito anche a riconsiderare poi quell'edificio in sé per le caratteristiche architettoniche che presenta. Cioè molto poi. Anche le foto, no? Le immagini sono alcune estremamente studiate, no? Quindi a quel punto addirittura non ti concentri nemmeno tanto sull'edificio, se non racconti l'edificio, quanto usi l'edificio per produrre un'immagine molto forte, sintetica, un po' come fa Fontana, no? Cioè, mi sembra molto vicino, con l'uso di bianco e nero. L'ultima immagine, ad esempio, mi ricorda tantissimo una foto di Basilico, l'edificio di Moretti in Corso Italia, con questa ripresa estremamente geometrica e forte contrasto di luci. Quindi dico è molto ottimista e sarebbe bello aggiungere forse a scoprire dopo che magari questi edifici, ognuno di questi è effettivamente una storia architettonica anche importante, no? Tu hai inizialmente fatto quasi una passeggiata, hai scoperto delle cose ed è stato il momento per approfondire uno studio relativo a questi edifici e quindi no, appunto portare avanti la tua ricerca, approfondirla, allo stesso tempo scoprire che hai uno sguardo molto allenato all'architettura, no? Cioè c'è questo primo approccio virginale, iniziale, elementare, che poi sveglia effettivamente le retroscena di natura più tecnico-scientifica. Non so, secondo me è interessante poter associare, ma non per forza in questo lavoro, però associare anche come tuo percorso personale, con un'indagine specifica su questi edifici, perché potrebbe essere anche l'occasione per cioè il vettore che ti porta a contare molto di più intorno al perché sono stati fatti in quel luogo, come si sono sviluppati, come sono nati, come hanno preso forma, qual è la storia anche politica di quel territorio, no? Perché poi alla fine l'architettura è sempre una manifestazione di un esito, di una storia, di una vicenda, di un fatto politico. Mm-hmm. No, è molto, molto ottimista, molto interessante. Mi piace molto l'idea, questa scelta del formato, di usare l'altezza, guarda questo, puoi addirittura giocare con il testo e metterlo in relazione alla forma dell'edificio. Lì è il brutalismo inglese e mi pare che sia abbastanza evidente. Esatto. Sì, no, dalla forma del testo. Esatto. Ed è un altro esempio di come puoi giocare con il layout. Grazie.
Allora, vabbè, mi accorgo ad essere complimenti, io ho conosciuto, non per essere scoperta, però in realtà ho avuto la possibilità di conoscere Anna prima che mi ha dato gli studi, che non è un'occasione più così veloce. Io non lavoro nel montaggio, lavoro nella fotografia, ma non come fotografia, come studiosa. Cercando di fare questo mestiere di curatrice di uno spazio di arte contemporanea in una città, di provincia, una situazione complessa ma interessante. Quindi il workshop mi aveva incuriosito il loro lavoro, che ho visto quindi l'idea di seguire il workshop era più legata proprio alla pratica del laboratorio che mi interessava. Comunque, partecipando e quindi dovendo in qualsiasi caso lavorarci, ho deciso di suggestare dal tema che appunto archeologia al contrario, ho lavorato sull'archivio più grande che abbiamo adesso a disposizione, che è internet, ho recuperato delle immagini che in un modo o nell'altro sono legate al territorio perché sono legate alla rappresentazione che viene fatta. Nel caso sono due gruppi di immagini, una è della campagna promozionale che la regione Puglia ha utilizzato per promuovere il territorio e l'altra sono dei rendering 3D che concorsi piuttosto che di progetti fatti sulla città di Bari. Quindi l'idea di questo immaginario che è in realtà così iperrealistico e finto che dalle fotografie scattate realmente al rendering in 3D in realtà non si nota una grandissima differenza. Se sono fotografie. Sì, sì. Esatto. Ora, più o meno, magari la stampa è più stabile, ma è molto vicino al prodotto che abbiamo realizzato. Reale. 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 E quindi appunto lavorando su questo concetto di, diciamo, di vita in realtà avevamo deciso insieme di rilegare in maniera anche un po' così di buttare un po' da pantone, non so, da sceglierti i colori per dipingere una parete. Che nel lavoro è stato quasi un momento da tempo che sto a rivedere la qualità. Questo è un po' d'accordo, ma
da tempo, perché è interessante capire, cioè studiare il modo di che ha ciascuno di rappresentarsi e quindi legato a un territorio, piuttosto che in questo caso, vabbè, si è utilizzato anche qualcosa di ufficiale, che ha un valore ancora più forte, cioè il materiale comunque è stato affisso su cartelloni, su autobus in giro per l'Europa. Sì, sì, questo sì, lo ricordo. No, ma è quello importante anche il fatto che comunque stai parlando di educazione dello sguardo, educazione all'uso della fotografia, la lettura dell'immagine fotografica. Infatti la cosa interessantissima del workshop è stata comunque secondo me la fase di editing, cioè se tu metti in collettivo, evidentemente già da loro che sono grandi, cioè molto appunti e quindi in qualche modo hanno evidentemente indirizzato poi una serie di scelte, però il risultato è interessante perché veramente ciascuno un po' in modo suo ci è arrivato con una conclusione, questo credo che sia un po' in tempi rispetto. Diciamo che per noi è un medio culturale, però da tanto tempo diciamo, 10 progetti in quell'epoca è stato uno scommesso, però siamo contenti. No, su questo c'è un'altra cosa. A me interessa anche molto il linguaggio globale di queste immagini, perché le vedo quando, che ne so, anche per l'Irlanda, questo potrebbe essere in qualsiasi posto, infatti. Il fatto come questo linguaggio sia universale ma non sia specifico, uno cambia il nome, quindi questo potrebbe essere veramente qualsiasi posto. Sì, potrebbe essere un villaggio, vacanze, territorializzazione, comunque che sì, anche. Deve essere Spagna, Grecia, sì, no, sicuramente. Come anche i palazzi, a Londra abbiamo dei palazzi molto simili a uno che c'è qua. Sì, però a fianco a questa grande standardizzazione del paesaggio, poi ci sono anche questi elementi molto tipici che diventano quasi dei paradossi, come il tullo, la famiglia, la piada, molto interessanti le cose che ho detto. Tra l'altro c'è questo scatto tra immediato presente, quindi sulla rappresentazione, dei rendering, però in realtà se non si è informati in qualità di lettore non si capisce come il rendering è la nostra velocità. Tra l'altro non mi vedete presente che nessuno sta vivendo, mi dispiace molto. No, questo non è il problema di questa regione. L'utente medio che invece le vede sul pullman e vuole andare. No? Ma siete fotografiche ma tutti i giorni, ci siamo appassionati, ma sono tutti i giorni. Sappiamo la funzione che sta dietro. Non lo so, forse è anche il formato in cui stiamo guardando in questo momento, perché l'occhio critico, le scritte che stiamo leggendo dal momento in cui siamo sul pullman e guardiamo le sfuggite, probabilmente se io non sono in Puglia ho voglia di andare in Puglia perché vedo una. Sì, forse più l'impressione che devo cambiare. straniero e non ha voglia di
si aspetta, no? Di vedere l'Italia. Sì, è proprio una cosa su internet, cioè, della grande bellezza, che era molto di Instagram sulla grande bellezza, c'era una serie di fotomontaggi di screenshot del film in cui c'erano immagini di Roma però reali, il cassetto, la spazzatura, appunto il museo di Milo che passeggia in tasca, e tutti i scorci romani molto veri, con queste invece inquadrature eccetera super patinate del film, che effettivamente credo che l'impulso che è stato proprio quello, ma Roma, quale Roma, cioè, quale Roma ci si tratta? No, cioè, la Roma che lui è, politicamente, diciamo, non, io non parlo del registro del film perché è un tema che non mi interessa, però politicamente il modo in cui è stato venduto il film è stato un grande spot, diciamo, quindi non c'è, no, poi le intenzioni del regista non le discuto perché non è così il tema, ma il punto di come è stato utilizzato nel vendere soprattutto a America, che è un paese che viene esattamente, quindi assolutamente non è che io voglio dire che l'intenzione del regista fosse quella, ma l'utilizzo che è stato fatto è stato un po' infatti utilizzato su due spot musica romani per la fila, però è molto duro il sottotesto del film, io non ho mai sono le immagini, non sto parlando di questo, parlo dell'utilizzo che poi è stato fatto fondiato, quello che vuoi, poi l'intenzione del regista sul film non voglio parlare, non voglio parlare, però parlo del fatto come certa orografia sull'Italia comunque sta sempre su, almeno questo è sempre un po' sul crinale della rappresentazione, quindi quella cartolina. La cosa spaventosa, nel senso, una cosa più che questo sono volendo invece che questo posto esista davvero, cioè, e questo è il vero problema, questi posti ci sono davvero, nel senso che non lo so, è un po' come come si chiamava Steiner nella dolce vita, no? Che prima di ammazzarsi c'è questo grande, questo monologo importantissimo, dice: a me non spaventa la guerra, a me spaventa questa pace. Cioè, che è una pace finta, perché da un momento all'altro potrebbe suonare il telefono e dici che tutto sta finendo. Cioè, effettivamente noi vediamo queste immagini, questa pace, dove dietro crolla tutto, perché poi alla fine in Italia cioè, ci sono i morti perché piove. A Taranto quest'inverno sono morte quante persone per la pioggia, no? No, infatti, ma banalmente oltre l'IVA, eccetera, eccetera. Però abbiamo grandissimi problemi in tutta Italia di recupero, manutenzione del paesaggio naturale e poi però alla fine raccontiamo, cioè snaturiamo completamente il significato anche di determinate architetture, perché qui manca il contesto, cioè mi permette anche il tour, ma il tour è privato di qualsiasi significato, per cui non c'è il contesto, ovviamente è una pace che non ha significato e che potrebbe essere ovunque, appunto, come hai detto tu. No, comunque secondo me è un volume che è molto importante senza aggiungere altro, no? per raccontarti molto bene il territorio, ma anche l'appropriazione indebita che viene praticata sul territorio poi locale ma nazionale in generale. Sì, quindi secondo me è buono farne un'altra riappropriazione che sì. Anche se debita, no? Però alla fine tu hai tantissimo anche materiale di questo tipo. Guarda, non ho abbastanza. L'insetto invece che messo dentro, che era il foglio nero. Sì, no, quella in realtà, avevo prodotto un'altra selezione di immagini, ma avevo fatto una ricerca su Instagram, ho fatto tutte le immagini pubblicate che avevano nell'ascia del numero 2000, come fossi io nel 1900. Il dato della rotazione è legato. È interessante la scena, guarda, se tu ti leggi l'elenco dei più hashtagati. Puglia 2013. E perché Puglia 2013? Cosa è successo nel 2013? Probabilmente è stata qualcosa della qualche campagna. Poi
La mia scelta è stata una molto improvvisata, se devo dire così, perché ho portato tantissime immagini e piano piano ho iniziato a capire insomma anche devo fare un lavoro. E sono arrivata per un piccolo viaggio. Sarebbe il mio viaggio lungo due anni sul paese. Quindi si è deciso un formato piccolo e
devo dire che ho usato diverse ho usato anche la mia lingua per spiegare la là c'è scritto Panneci Papa Bui, che sarebbe tipo le calamite e cibo buono, perché è proprio la foto delle, delle calamite che rispecchiano. No, mi sembra molto interessante questo uso, cioè diciamo in questo caso l'uso della la riduzione del libro di un progetto di questo genere con questa forma secondo me molto, è molto calzante, perché in qualche modo l'assetto, io ho visto le foto all'inizio, ma l'assetto narrativo in una forma libro acquista valorizza molto secondo me questo tipo di lavoro, perché quando un lavoro intimo, cioè secondo me sono lavori fotografici che magari in un libro non sempre funzionano, però i lavori di questo genere secondo me sono molto valorizzati a livello di cadenza che dà il libro, la funzione della storia che è personale, non è una cosa una parete, ma una storia che uno guarda in una particolare riflessione. Infatti è un fluisci di alcuni input, non hai una sezione narrativa in testa, non riesci nemmeno a capire dove lei, cosa voleva fare, dove voleva andare. Infatti sì, non ha senso, non ha risposto. Ho specificato prima che ho iniziato con le foto di Angolo, erano proprio le prime foto che ho scattato qua in luglio. Poi piano piano sono passata alle foto colorate, alle foto color, perché volevo far vedere il mio approccio con la gente in tutto questo periodo. E poi ho fatto anche dei giochi delle parole, tipo l'ultima cosa che stai vedendo l'altra, che non è una cosa da scegliere, proprio per il fatto che in 3 anni ho imparato le ragazze. Ma poi il bet in sé ha un significato? Nel... No, se è una scommessa. In inglese scommessa, quindi ha abbastanza senso. No, pensavo in una... Dalla tua mano. No, volevo soltanto far capire che l'altro mi sarebbe più un'altra lingua. Sì, sì, sì. Poi beh, sì, sicuramente anche scommessa. Mi sono scusata. Ci sta. Molto bello. Sì, però molto interessante il lavoro che hai. Questo gioco con le immagini, no? Non secondo me è soltanto un gioco intimo, ma riflette anche il nostro rapporto con la fotografia, che di solito è sempre molto contemplativa. Ma è molto bello poter giocare anche con l'oggetto fotografico. Sì. Sì, poi volevo dire che la scelta del titolo non è stata una casuale, cioè una riflessione, proprio le riflessioni interiore che io ho avuto in tutto questo periodo. Quindi, cioè, già quando lo vedi ti porta subito al pensiero che è anche un diario di viaggio. No, secondo me si vede molto soprattutto quando ci sono delle foto di persone, come ci sono anche amici, si vede che c'è una forte distanza tra te e loro, quindi sembra davvero che in quel momento tu stai pensando, mi stavi guardando da lontano, stavi pensando tanto a tutto il sistema di cose che ti staccava completamente dalla situazione in quel momento contingente. Sono immagini fatte in Albania e la maggior parte
dare una serie di immagini, siccome appunto dire quando lo sta viaggiando è colpito. E non c'è nessuna, dicevamo, soluzione, nel senso c'è nessuna spiegazione di cosa sia la lì. Anzi, a volte non si vede neanche, non lo capisce dove siamo. Ma questo è quello che spesso accade, almeno di non rifugiarsi in queste volte. Viaggio di una persona curiosa che si guarda intorno e che si cerca colpita da quello che vede. Esce così. Ormai l'abbiamo detto. No, perché il titolo è interessante, suggerendo il suo geniale, cioè se voi cercate una fotografia in cui ci sono quattro bandiere, di cui una è della Cacca, non facciamo pubblicità. L'altra è la bandiera italiana, l'altra la bandiera statunitense. Questo presidente, quella albanese, è quindi che è scusate, e allora il titolo bandiera è anche la più bella, bella. Tutte le bandiere sulla sono più belle, quindi cioè, le bandiere sono molto importanti. E quindi il titolo è appunto un collegamento, poi con questa bandiera non si vede farlo in albanese, eccetera, eccetera. Non so se qualcuno capirà che farlo in albanese, io penso da un po' di carte, specifico di franco, ma sono una francese, sì. Sono la doccia, sì. Non c'è bisogno che di essere didascalici nel momento in cui si è spiegato un paese che non hai ben capito, devi lasciare questa ambiguità secondo me, nel momento in cui scrivi franco, qualcuno cercherà di capire, andrà a cercarlo, come l'hai fatto tu tra l'altro, perché non lo sapevi. E probabilmente il processo mentale sarà un po' lungo, ma non è il fotobook che non ha bisogno di spiegazioni. Devi aprire le possibilità di lettura nel migliore dei casi, devi darti qualche chiave. Effettivamente gliela sei dato la chiave. Anzi, molto, molto semplice. Non è, se non è capita subito, non è, secondo me, non è un problema. È interessante perché le ha un paese che non ha ben capito. Esatto. Ci sta anche questo. Le altre foto mi ricordo che erano, le altre foto erano, erano soprattutto dei piccoli appunti, non erano, non avevamo una selezione abbastanza ampia da descrivere il paesaggio, da descrivere un popolo, da avere un reportaggio vero e proprio. Avevamo tantissime foto in macchina e effettivamente un viaggio cos'è se non lo spostamento fisico? Sì. E dà abbastanza il senso del, di questo viaggio. Poi no? Tutto con il formato quadrato, abbastanza raro ormai. Sì, dicono, è fuori moda. Fuori moda, questo è così bello. È difficile però. Cioè, Vals che diceva, ma è difficile il formato quadrato. Non mi piace come la... A me piace. Come ho utilizzato l'immagine per lavorare nel formato quadrato. Sì. È un finestrino. Sì. È un finestrino, sì. Cioè quel bianco che è probabilmente la parte di cielo, la parte di spazio che non vedi, e poi c'è la foto, ed è effettivamente quello che vedi. Vuoi far vedere anche come hai usato il bianco all'interno del libro, come questo cambia? A un certo punto, grazie al suggerimento di Alex, ho modificato la spazione del bianco. Prima era centrale, e poi ad un certo punto, in un certo momento, anche se ci hanno detto che poi dovremmo in qualche maniera trovare una motivazione più forte per il passaggio, no? È una prova. Ad un certo punto si passa a questa situazione. Cioè, si interrompe. Beh, dopo la bandiera, però. Dopo la bandiera, sì, ecco, il peggio c'era.
quindi effettivamente frame da un unico montaggio, un unico girato, un unico piano sequenza che sono tagliati. E dall'altra parte ti ricordo invece molti viaggi in macchina, quindi questo paesaggio laterale che, no, come passi in un tunnel, c'è il nero che ritorna il paesaggio, sì, sì. Questa sequenza di interruzioni ricorda molto quello. Non so, io se dovessi sfogliare un libro di quel tipo, cioè di quel libro, penserei a questo, no? Cioè si scorda molto a... Poi volendo che ancora può anche ricordare una strada. Sì, c'è anche da dire perché non hai usato la costa laterale, quindi la struttura normale da destra verso. Per esempio all'inizio un po' sofferta, perché io però già spiegato, ho fatto proprio anche tu dico, che vedo grafico, cioè nel senso che io ho iniziato a parlare negli 90, quindi in quegli anni là c'era una concezione del mio fotografico che era proprio quella classica posta, letteralmente, poi si portava una cosa così. Guardavano strano e quindi c'era questo discorso dell'immaginazione che ha sempre quella, il libro più concepito come un catalogo, fatta eccezione per alcuni casi felici, però noi vivevamo abbastanza incambiati in questo tipo di scelta, no? Per cui quando io, poi ovviamente i gusti anche si formano quasi per cui per me piace una sfogliare il libro così. Quindi quando ho visto le mie foto promesse in questo modo qua, mi sono pensato, cazzo, lasciate questa cosa. Poi però le ho viste, no, giuro, poi le ho viste e mi si è aperto un senso, no? Cioè mi piace anche così adesso, o solo che si lascia convincere facilmente, lo so. No, no, ma davvero, adesso voglio mettere assolutamente in realtà era una... Sono molto affezionato a questo tema. Ho fatto un appunto abbastanza personale, quindi non vorrei averti troppo fuorviato. Il viaggio, il finestrino, lo sguardo laterale, è chiaro che è perfetto per un libro che si apre da destra verso sinistra, cioè è immediato. E però volevo di nuovo spingere sull'ambiguità e sulla non comprensione diretta, la comprensione, sì, in qualche modo anche la distanza, non è il tuo posto, è il posto di Barbara. E in realtà vi giuro che quando si apre, si va più avanti proprio, si apre dal basso verso l'alto. In qualche modo io mentalmente vado più avanti che avere due pagine, una vicino all'altra, e rimango probabilmente in quello stato, nelle due pagine. Fino a che non la giro e mi vado in un altro stato e invece così è, non so. È interessante comunque che anche nel reflection scambia la stessa cosa dall'alto, sì. Però si costruisce in un modo completamente diverso. Sì, sì. Cioè rimandi al tuo oggetto, al tappino personale, sì. Con lo stesso con la stessa idea. Lì la cucitura è continua. Come se fosse una singer, quindi macchiata a cucire, ed è stata fatta a mano, in pochissimo, però con una... velocissimo. Esatto, con una... Invece lì quanti sono... Ah, c'è tanto una... c'è solo un filo. Quindi è abbiamo fatto in triangolini lati in modo da tenerlo, ma non c'è nessuna legatura, volendo si può anche scomporre. Sì. Che ha molto senso, perché ne ha... Cioè, se vuoi sfidare, c'è di comporre. Vogliamo provare? Vediamo perché non ho ancora visto svolto sul tavolo. La cosa bella di questa esperienza è proprio aver percepito come forma, layout e rilegatura acquistano un valore aggiunto a cui noi non siamo abituati a vedere, per esempio, in libreria e vediamo un libro. Per quanto sia magari occidentale orientale, addirittura al contrario, magari mai più manga, che magari l'infanzia, però per quanto sia comunque sempre quello. Invece poterci, cioè poter capito come approcciarci ad un'altra dimensione proprio. Sì, può. Come acquista poi tutto il lavoro un senso diverso in base alla rilegatura, che sembra una cosa quasi marginale, cioè quasi. Invece la cosa. Un grande valore. No, bisogna sempre stare attenti a
parte più importante di una foto come sono le fotografie. Quindi se la rilegatura è troppo particolare e non ha senso e non aggiunge nulla alle fotografie, guardi il libro solo per la rilegatura e non è quello che vogliamo. Quindi la rilegatura deve avere lo stesso, diciamo non lo stesso valore, ma deve aggiungere valore alle fotografie, deve essere una essenziale. Quindi sicuramente faccio vedere. È bello, sì, guarda, funziona. C'è un valore aggiunto che è la libertà di pensare alle cose come a me più differente. No, bisogna essere molto coraggiosi anche, soprattutto non magari non noi, ma i fotografi. Bisogna essere veramente coraggiosi e soprattutto grazie, per più volevo ringraziare per la fiducia, perché non è. So che non è semplice farsi sentirsi dire. Ma quella foto toglia, no, quella foto non vuol dire niente, no, quella foto non va bene, no, quella sequenza non ha senso, perché nella vostra testa tutto ha senso, è il lettore che però vi dà. Questo è un limite, sì. Questo è un limite, ho fatto di affezionarsi troppo. Lasciate da parte i vostri danni. No, ma tu hai il punto di vista dell'editor. Con il mio lavoro volevo ringraziare
vale l'Alex perché raramente vi sia una cura tale del processo cognitivo che gli è bravissimo. E di workshop, insomma, non più che ricordi perché sono curiosa di natura. Veramente sono rimasta molto colpita dalla, e credo che anche questa cura, anche questa vostra capacità di penetrare l'argomento e di ascoltare chi avete di fronte si vede anche dalla grandissima verità di photo book che avete creato, sono tutti calzanti, sono tutti anche se ha bisogno di collage, poi veramente poi
anche per un video, una sorta di fisiologia della scatola, abbiamo tagliato, sono molto contento con il risultato, perché veramente anche nella rilegatura suggerisce molto questo di avere un po' di quasi che si trova bene, quindi mi ha dato un'ulteriore suggestione, veramente mi ringrazio. Una fonte, vorrei avere tutti i giorni su questo. Stiamo per pubblicare un libro che si chiama Vivi con la Chinese, che è quello che mi fatto. Ma c'è il libro su Fondi? Che in cui tu sei al centro, ma non presente, perché non c'è assolutamente
e assenza di persone. Era quello di creare in qualche modo una concertina, una specie di strada intorno a te, e l'idea interessante che puoi addirittura. Abbiamo dovuto inventarci. Lui non l'ha fatto. Non l'ha veramente fatto, però volevamo che fatto fosse anche dall'altra parte, probabilmente la scelta Lady è stata abbastanza serrata, quindi non aveva più spazio, non aveva più foto. Quello che io gli ho proposto a livello di progettualità per continuare questo lavoro è quello di continuare a fare una serie di scatti uguali, quindi tipologia, ma andare molto più a fondo sulla ricerca. Lui è, qui si è specializzato soprattutto sulla vegetazione pugliese, che è uguale dappertutto in qualche modo, e come l'ha fatto? Ha inserito una foto soltanto scattata in un altro posto, che adesso non mi ricordo, tutte le altre sono state nello stesso luogo e una sola di queste è stata in un altro posto. Nessuno di noi capirà mai qual è la foto scattata in un altro posto. Chiaramente non è quello il punto. Però nella sua mente, nella sua ricerca, quello era un modo per continuare. Quello che gli abbiamo proposto noi di diventare ancora più cattivo, quindi è scattare foto soltanto di asfalto e soltanto di guardrail e continuare nella ricerca estetica della stessa zona, quindi del, diciamo, incroci di strade, ma in un modo ancora più specifico, quindi guardrail e poi asfalto. E mi immagino che il suo lavoro potrebbe andare avanti e avere ancora più contenuto, sì. Ma poi ho utilizzato anche il formato, una volta che ho deciso di farmi questo formato, ho utilizzato in maniera molto intelligente, quindi all'inizio c'è questa galleria e c'è un gioco di ruolo, secondo me, espressa molto bene una copertina, mentre poi all'inizio all'interno ha deciso di utilizzare cose che inizialmente vanno in piano, cioè vanno mantenendo l'orizzonte, diciamo, della strada dritto, che prosegue uno dall'altro, non più orizzontale. Mentre questo è sì, tagliato a metà, da già un'idea di movimento, appunto, molto differente. E poi più in là ci sono anche delle. E poi quando ho girato, quando bisogna girare, ho deciso di inserire una svolta, per esempio. Questo ha pensato anche in base alla conformazione fisica del libro, come disporre le immagini. Questo mi è piaciuto molto, il tipo di approccio. Anche qui, guarda, ci sono due immagini che messe vicino potrebbero creare. Sì. Allora, questo sembrare della stessa strada. E qua una collina. E c'era. L'ha notato subito nel momento in cui le immagini erano sul tavolo. Non l'aveva mai notato quando le immagini erano schermo. E anche questo è abbastanza interessante come approccio e come modello da seguire. No, sembra una lunga foto panoramica. Molto bello. Ci aspettiamo grandi cose da tutti. Poi. Come va di nuovo? Non si può fare così. 11 sono. Sono 11. Domenico dove? Sì, noi partendo. Sono partito da un progetto scattato interamente dal suo balcone. Tutte le foto ritraggono una porzione di territorio molto ristretto, cioè un frame, semplicemente, sempre lo stesso. Adesso non so se abbia lasciato la macchina sempre allo stesso posto, ma non mi interessa neanche più di tanto. Perché per il suo lavoro parte dalla sabbia, dal terreno. Questo terreno, mano a mano, iniziano a presentarsi dell'asfalto, viene lavorato, è un terreno in costruzione. E lo capiamo dopo un po'. Inizialmente può sembrare un lavoro quasi astratto, molto con dei colori, c'è qualche piccola scritta che si nota dopo, dei rimasugli di attività umana, anche questa che uno ci torna dopo quando va avanti e capisce che, per esempio, quello che è una scritta rossa qua si ripropone
è sempre lo stesso frame che ha deciso di spezzare venire in questo tipo di legame. Sì, sono, ha deciso di metterlo al contrario anche per diversificare, non voleva che fosse un progetto molto freddo, diciamo, e preciso, in cui si vede semplicemente una cronologia dalla sabbia al prodotto finito dell'uomo, ma voleva fosse una suggestione. E quindi l'idea è stata anche di creare delle forme sul libro, perché sta facendo, ha deciso di fare un lavoro artistico, non un progetto molto, come si dice, preciso di architettura o di critica, e di mescolare, aggiungere questa suggestione, volendo, e di dare tutto il processo della costruzione di questa casa, della modificazione mano a mano del territorio, l'opera degli operai e umana, come un tutt'uno. Anche mescolato, poi prima e dopo, no, per qua non esiste un ordine strettamente cronologico. Il gioco è stato dare del ritmo con delle parti bianche, dei quadrati bianchi, la parte centrale non si aspetta magari piena, la lasciamo molto con grafica, con una sola immagine. E qua anche la costruzione e decostruzione del territorio, lasciando questi spazi bianchi che si riempiono, o che appunto torna indietro perché da pieno, quando non c'è nulla è vuoto. Quindi ha giocato con tutti questi elementi, con il ritmo della costruzione in sé. È interessante perché il ritmo del libro è dato dalla quantità delle immagini su ogni pagina, e in teoria la costruzione di un palazzo si accelera verso la fine. E invece lì è molto piena all'inizio, quando in realtà non c'è assolutamente niente, e ha cambiato completamente il ritmo dell'edificio in sé, della costruzione. All'inizio è molto pieno, quando non c'è assolutamente niente, quando l'intervento dell'uomo è minimo, e poi c'è una calma, c'è tanto bianco, dove in realtà l'uomo sta intervenendo. Probabilmente pensava ai tempi morti della costruzione. Sì. O dei 3 anni per costruire il settore del basso. Non so se questo fosse no, non l'ha accennato. Però volevo chiederlo, peccato che non è qui, perché sì. Ha veramente utilizzato un ritmo particolare, quasi al contrario rispetto a quello che ti viene in mente. Molto bello. Mi piacciono le cose. No, poi il fatto che siano tutte dalla stessa identica composizione sul territorio di costruzione lo trovo estremamente interessante. Poi abbiamo Paolo, che ha cercato. Paolo è stato il primo dame che abbiamo fatto tutti insieme, perché purtroppo doveva andare via prima. C'è stato, ne parlavamo ieri sera, c'è stato forse un errore da parte nostra, ci dispiace. Lui è stato quello che ha dovuto imparare in qualche modo a fidarsi di tutti gli altri. Gli altri subito dopo hanno... No, fidarsi, si doveva fidare di tutti noi che gli davamo consigli. E invece gli altri avevano già avuto il primo passaggio, quindi hanno cominciato ok, dimmi cosa mi puoi consigliare. Lui invece era molto, chiaramente si proteggeva il suo lavoro, e non capiva bene perché tutti quanti noi gli davamo dei consigli, e gli davamo dei consigli anche abbastanza forti di cambiamenti, di togliere delle foto, di aggiungerne altre. È stato probabilmente difficile per lui, ma lo capisco, e in realtà sono contenta del risultato, perché ha scritto degli appunti che sono per lui i nostri consigli, ma anche quello che lui potrebbe ancora fare al progetto, ma non ha fatto in quel momento, forse proprio per la sua libertà un po' frenata dalla... Il lavoro è qui a fare, vero?
una zona in cui diceva se ci passi di giorno non noti niente di particolare, quando ci passi la notte vedi questi edifici immensi dove non puoi entrare. Vedi queste costruzioni quasi anomale dove non puoi entrare, diceva, mi piace molto il fatto che di notte assuma questi colori che sono quasi irreali. Mi affascina sempre tanto guardare le immagini di questo qui, questo è lo stadio del ritorno. Guardare anche foto di altri fotografi e scrivere in maniera completamente diversa. Cioè, ognuno ha il suo modo, ecco, però in qualche modo si completano, non so. Io penso in generale che la forza di cioè, secondo me non è così interessante considerarli singolarmente quanto considerare tutto il cofanetto, no? Perché insieme si completano molto, cioè riescono a darti effettivamente una serie di informazioni e ognuno riesce ad anticiparti l'altro, qualcuno ad introdurre l'altro, quello che segue. Insieme sono forti. A volte c'è ancora. No, sarebbe bello vedere tutti assieme, come fanno per il Photobook Club di giochi, che li metti tutti assieme e trovi le strade che sì, portano da uno all'altro, sì. Le connessioni, o quanto un aspetto che in uno è accennato, nell'altro diventa molto specifico. Che ne so, come la costruzione, poi diventi uno studio di un palazzo, sì, è vero. O come una strada. Possa essere di un tipo oppure di un altro, e di come invece si, non lo so, il territorio simbolico italiani e il territorio iperreale immaginato di questo lavoro siano comunque in dialogo in un certo modo. Ma perché è vietato entrare? Tutti i posti che sono chiusi, allora, dico in cui c'è. In più c'era il fatto che alcuni di questi posti non esistono più, una foto di giovane o uno o due. Gli avevo detto perché non scrivete da sopra la foto, l'indirizzo. E probabilmente qualcuno, non tutti, qualcuno leggerà l'indirizzo, ci andrà e non vedrà più quello che ho fotografato. E forse anche per quello c'è scritto sì. Qualcosa a mano, scrivere sopra la foto. Sì, questo è un danno. Sono gli appunti di lavorazione, questa è la parte pagina grande. Scrivere margherite in bianco su un cartellone tipografico. Ah sì, vuole scrivere proprio sul cartellone pubblicitario. Sì, vedi, poi avevamo tante limitazioni ed è interessante come ognuno ha giocato su quello e come in realtà se non hai qualcosa semplicemente scrivi o lo faccio dopo. Ma questo è chiamalo. Vedo una cosa che sta andando in fondo verso abbastanza la copertina con la cronica, vedo entrare c'è una strada, così poi ci vai, poi non puoi essere. Ma questa è la mia logica, sì, è stato che sono certo. È che si è piaciuto. Sì, c'è una strada da morire. Allora, questo è stato molto interessante perché è stato, il progetto era abbastanza editato già, e il PDF che noi avevamo, cioè che io avevo visto era in sequenza e avevo già una storia in testa, quindi ho cercato di essere un po' in silenzio in quel momento di far parlare gli altri. E le foto sono tutte scattate durante una festa patronale.
di San Nicolao, la festa, la prima, scusate, la mia festa, la mia festa, la mia festa, una cosa, però ho sentito tutte quante, e ci piaceva il fatto che fossero, ci piaceva il fatto che fossero molto scure e molto, e non, in realtà non festose, noi siamo a cercare degli scorci o delle persone, dei tratti o anche quella lì che quasi alieni. E poi c'erano queste palmette bellissime con dei fuochi d'artificio dietro, ed era una cosa di quelle foto che tutti quanti noi abbiamo sempre fatto, che abbiamo in mente, una visione molto, molto semplice. Nel suo PDF le palme erano alternate e quindi ogni tanto ritornavano e ti davano quasi la sensazione che ci fossero più feste, più momenti. Lì abbiamo pensato tutti insieme, guarda il titolo come è, è un, in realtà l'aveva già messo così, non l'abbiamo guardato. È quasi un nostro alieno, è quasi un... Sì, ho sentito parlare di science fiction. Esatto, non è più la festa di San Nicola. Questo per esempio io lo trovo molto in immagine. Sì. Qual era? Andiamo un po' in ordine come è fatto. Ah,
sono finito più tardi, però questo è stato un po' più finito. Vi arrivo forse questo? Sì. Questo è stato molto buono. Ma vabbè, Sardine è stato estremamente quasi più preciso. Sono stati fatti, così le ultime che mi... Questo poi andrà mescolato, ogni volta che va apriamo un'idea diversa in base all'ordine. E metteremo un cartellino così per leggere tutto. Però la parte di un certo di documentazione che poi sono libri, ma soprattutto
ci interessa iniziare a raccogliere progetti per costruire proprio un racconto che riguarda dei temi che ci interessano in particolar modo, delle modalità, degli approcci e dei linguaggi, quindi la fotografia è uno di questi, il libro è uno di questi, l'arte, l'arte visiva, il video, quindi l'idea è quella di iniziare a raccogliere, cioè, perché noi stiamo cercando anche un profilo di identità, è vero, non ci occupiamo di fotografia, però non di fotografia futura, né soprattutto di un genere di fotografia in particolare, perché poi a me personalmente ognuno interessa un genere o un altro, ma il punto è quello che è cioè, più quello dell'educazione all'immagine, di come questa educazione all'immagine può avere una un'utilità anche e anche un modo di tracciarsi con altre discipline, appunto c'è Alessandro Fumola, quello di diciamo, dei partner del progetto, che in qualche modo è qui con noi anche per realizzare in futuro a possibili collaborazioni, questi tipi di progetti, questo è un materiale preziosissimo che sarebbe interessante confrontare con figure, personalità che della città o devono riraccontarla, possono cioè, avere bisogno anche, perché questo è il punto fondamentale. Quindi l'idea di avere questo primo tassello dell'archivio per noi è molto importante, intanto il fatto sia già compiuto, anche se sono danni appunto in realtà, cioè non mi ricordo le facce, no, diciamo che sono un lavoro in corso, ma ha una sua compiutezza cioè nel suo essere un intreccio di ragionamenti. Quello che discutevo ieri con Alessandro è il fatto, in questo caso, di come sono stati rapporti da voi, in maniera un po' rara, nel senso che abbiamo fatto una open call e hanno partecipato delle persone, ognuno ha dato il suo sguardo, che è molto interessante. Ma l'idea, diciamo, di un passo successivo è quello di dire iniziamo anche a raccogliamo le ricerche oppure come le costruiamo, cioè trovare dei momenti in cui ci sono delle fasi precedenti in cui ci si mette intorno a un tavolo e diciamo il tema di questo progetto vuole essere questo e invitiamo al tavolo figure come fotografi, curatori in realtà sul territorio che iniziano a costruire anche nella fase precedente di quello che sono le idee progettuali che poi si possono comporre con uno sguardo diverso. Quindi l'idea è magari molto complicata perché ovviamente ci vuole tanto tempo per costruire queste cose, ma ci è più interessante pensare che non veniamo qua a presentare i progetti tutti compiuti e già finiti, che un suo percorso di ricerca, per cui questo percorso di ricerca deve essere condiviso e soprattutto condotto con figure complementari molto diverse da loro, perché effettivamente non possiamo pensare che i fotografi nel migliore dei casi non lavorano da soli e la componente fotografica è una percentuale, quindi è appunto una realtà. È il risultato di un percorso di ricerca molto approfondito. Qui un passaggio che faremo anche qui insieme, tutti vorranno, eccetera, eccetera, è quello di poi di lavorare sulla costruzione del contenuto e delle indagini. Ad esempio, il saluti da Pinetta Mare, in maniera molto estremamente onesta, ma anche riservata, questa cosa la denuncia, no? Denuncia con una lettera finale, no? Anche il testo scritto dall'avvocato, non mi ricordo, riguardo la questione del diritto all'utilizzo dell'immagine, ma anche tutta la parte finale che ha una volontà più un approccio più investigativo, di racconto di cronaca, giornalistico, è un modo molto semplice per dire benissimo. Qui ci sono delle foto, ma c'è anche un tema molto importante, questo territorio crocevia di casi estremamente difficili, no? Complessi, che ci riguardano tutti, no? Per cui questo è un territorio che è preso, emblematico per determinare
questa è una storia che ci riguarda tutti, e lui lo fa in maniera appunto molto onesta, però dice anche questo, dice io non lavoro da solo, non ho lavorato da solo, ci sono tantissimi ringraziamenti, ha sentito l'esigenza poi di aggiungere una parte sulla questione appunto l'uso delle immagini, la privacy, via dicendo, perché poi ogni volta anche nel lavoro fotografico, e questo lo fa chi nel migliore dei casi si assume la responsabilità di intervenire con il suo lavoro nella modificazione di un paesaggio che rappresenta un paesaggio più grande, più diverso, culturale. Non ci vedo mai. Quindi, come dire, la fotografia parla di fotografia, no? Parla politicamente di fotografia. La fotografia si costruisce sulla fotografia, come direbbe Longhi, se dovesse, come dice Longhi per l'arte. Sì. Per cui lui sente la necessità di dover poi inserire anche un contributo sulla questione dell'immagine in sé, la condizione oggi, produzione dell'immagine, produzione oggi, la produzione contemporanea dell'immagine, come si lavora, quali sono le condizioni di lavoro e di utilizzo dell'immagine per un fotografo. E avrebbe potuto non farlo, E invece ha sentito l'esigenza di dire qualcosa sulla professione, ha fatto dire da un avvocato. E questo lo trovo un gesto estremamente importante, un insegnamento che bisogna apprendere. E questo compete al nostro modo di professare a livello civile, la nostra prassi professionale. Per cui il passaggio successivo sarà questo, cioè come condurre un'indagine, una ricerca, come costruirla, come dialogare con altre figure molto lontane da noi, che invece devono seguirci nel lavoro e ci possono aiutare. E questo lo faremo con dei laboratori, faremo come fosse un dipartimento, no? Un dipartimento di ricerca. E questo è un passaggio fondamentale per capire se ci sono i presupposti o no per farlo. E anche perché a Kina sono delle figure, sono delle persone estremamente cioè davvero eccezionali, perché poi come dire, non si preoccupano esclusivamente della costruzione di un oggetto, ma entrano nel merito del lavoro. Quindi poi dialogare con persone come Alex e Valentina sicuramente aggiunge un plus valore anche nella costruzione del progetto fotografico, nel senso si possono considerare esclusivamente come dei designer, ma sono degli editor, sono dei critici bravissimi, dei curatori, e spesse volte vedendo questi lavori capisci come, no ma è vero, capisci come certi lavori magari in una mostra non andrebbero messi perché stanno molto meglio in un dummy, un libro su carta stampata. Quindi niente, stiamo costruendo questo cerchio di supporter, di figure di riferimento e poi di partecipanti, di gruppo operativo. C'è anche da dire che personalmente sono ammiro tantissimo la vostra attività e quello che ci sarà nel futuro, lo vedo molto roseo e lo spero anche per voi. In realtà perché l'Italia è noi siamo italiani ma viviamo all'estero e manca una rete di connessione, punti di riferimento e piccole realtà che devono collaborare tra di loro e potrebbe essere l'unico modo per l'Italia per tornare magari ad avere quella cultura che tantissimi anni fa avevamo, che abbiamo perso nel tempo. E non entro nel merito della polemica, ma in realtà le avete e ne abbiamo veramente bisogno. Sì. L'Italia però siamo, cioè sono gli italiani, gli stessi italiani hanno fatto male all'Italia, quindi magari riprendiamoci gli italiani noi stessi e facciamo qualcosa. Quello. È soltanto.
faccio insieme, lo possiamo fare, sembra retorico, sembra... Beh, è ovvio, cioè, se io non ce ne sono fotografiano qua, io invece sono introdotti di altissima qualità, mm-hmm. se non lo sono mai, mai riusciti a vedere. No, esatto. Bene, grazie.